Un cordiale buongiorno da Barco di Orzi Nuovi. Siamo ovviamente in provincia di Brescia. Oggi, domenica 17 settembre 2017, 17-17, ovviamente manca il terzo 17. Comunque, noi non siamo assolutamente superstiziosi. Siamo con Andrea Ferretti, il patron del comitato organizzatore per quanto riguarda la Croce Verde di Orzi Nuovi. Tra l'altro, un gruppo veramente amalgamato, un gruppo meraviglioso che gravita attorno ad Andrea Ferretti, un giovane, direi esperto di mountain bike, ma soprattutto anche corridore. Oggi siamo oramai verso la fine di questo meraviglioso circuito, il Franciacorta Olio Cup, e la sesta prova su 8 previste. Quindi abbiamo ancora proprio due prove dietro l'angolo, ma soprattutto è la seconda edizione della URCIS XC Cross Country. Buongiorno Andrea, ti vedo bello rilassato, bello concentrato, perché sei anche un concorrente e soprattutto, a parte la sguazza di stanotte che ovviamente ha un po' allenato il terreno, direi che tutto sommato si sta muovendo al meglio tutto. Sì, buongiorno a tutti, si sta muovendo al meglio tutto, soprattutto i ciclisti che stanno provando il percorso e sono comunque contenti. Il percorso ha tenuto nonostante il temporale di questa notte all'alba, praticamente ha piovuto un pochino e quindi ci ha ribagnato un po' l'asfalto e i sentieri. Il percorso, ho visto qualcuno che è tornato, tiene bene, hanno solo qualche schizzo di fango dalle pozzanghere che ci sono qua intorno. Comunque, come vediamo dall'orologio, mancano ancora 40 minuti alla partenza, quindi stiamo aspettando giusto che esca il sole per le 9:30. Andrea, due note tecniche: il percorso ricalca quello dell'anno scorso, non so, poco dislivello, ma soprattutto da passisti, quindi da gente che in poche parole tira il rapporto lungo. Ecco, due parole a riguardo. Sì, siamo nella bassa bresciana, quindi non abbiamo dei grossi dislivelli. Abbiamo messo qualche costa, quindi qualche argine da fare su e giù, con qualche strappettino, ma per il resto sono tutti single track molto veloci lungo l'olio. Bel lavoro di scia, ma c'è anche da saper guidare, soprattutto con questa pioggia, un po' di viscidino ci sarà. Ecco, allora Andrea, parlavamo poco fa di ovviamente un Franciacorta alla grande, anche qui diciamo dei numeri abbastanza consistenti. Andiamo quindi verso le ultime due prove, abbiamo Cignone e anche Torre Pallavicina. Un tra virgolette BDV, bilancio di verifica, oramai al termine di una stagione targata numero 3, perché questa è la terza edizione del Franciacorta Olio Cup. Esatto, una terza edizione dai grandissimi numeri, perché abbiamo confermato quelli dell'anno scorso, anzi in alcune gare addirittura sono aumentati. Qua siamo più o meno sugli stessi numeri, siamo oltre i 250 partenti, dopo controlleremo con Tag Racer giusto quanti ne sono arrivati ancora stamattina, fiduciosi del sole. E quindi insomma una grande partecipazione, un bel riconoscimento da parte dei ciclisti per il bel lavoro che tutto il comitato del Franciacorta Olio Cup sta facendo per far divertire la gente, perché ovviamente è un sano sport, agonismo ci vuole, però la gente deve divertirsi per arrivare qua. Quindi allora Andrea, sei giovanissimo, sei sorridente, sei veramente dinamico, e anche giusto ricordare, direi, il Deus Ex Machina, il coordinatore, il grande Pasino Pigoli, che poi ovviamente può... Lo tiriamo dentro. Hai là, Pasino, vieni qua un attimo. Allora, per MTV Channel portiamo via ancora due istanti, un grazie a Battista Merisio, pochi istanti alla partenza. Pasino, buongiorno. A questo punto una coppia meravigliosa, ma siete tutti meravigliosi ovviamente a livello di comitato organizzatore, perché sono veramente dei ragazzi in gamba che gravitano attorno a te, e tu 3 anni fa hai avuto un'idea molto importante. Che sta portando avanti veramente il divertimento, la gioia, la bellezza, lo stare insieme, ma soprattutto lo sport, il sano sport. Pasino, buongiorno. Buongiorno. Beh, adesso cosa dire? Purtroppo stamattina è un po' il tempo che fa i capricci, però dai, per il resto tutto bene. Circuito, posso solo dire che finora stanno tutto bene, meglio di così. Continuo a ripeterlo tutte le volte perché mi si è inceppato il disco. Cercherò la prossima volta di cambiare frase. Però dai, va bene, sono contento, perché comunque le cose stanno andando per il meglio, e anche oggi vedo che l'affluenza è ben assortita, e quindi avanti così, che la macchina sta funzionando al meglio. Bene, Pasino Pigoli, grazie per quanto riguarda
Il diciamo importante URCI6C seconda edizione oggi qui a Barco di Orzi Nuovi. È tutto, Silvio Mevio per MTV Channel, e soprattutto un grazie a Battista Verisio, un grazie ad Andrea Ferretti e soprattutto a lui, al grande Pasino Pigoli. Sinistra! Dai Lele, bravo! Bravo Fri! Funziona la difesa! Bravo Alex, vai!
vai. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero, non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla metropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. We'll be right back.
Vai Cippo! Giovanni Gilberti, gara infangata, com'è andata oggi? Sì, è andata bene, la gara comunque bella, tanto da guidare nei boschetti, fango il giusto, poi sfortunatamente le pozzanghere ci sono, la mountain bike è questa, è divertimento anche questo, comunque complimenti agli organizzatori, gara bellissima. Hanno modificato leggermente il percorso rispetto all'anno scorso, come l'hai trovato? Allora, il percorso comunque è impegnativo perché c'è molto da guidare, secondo me hanno fatto bene a eliminare una parte tecnica perché comunque poteva diventare pericolosa e la sicurezza è sempre comunque importante per i bikers. Allora Paolo Corsini, dalla faccia c'era un po' di fango in giro. Sì, c'era, purtroppo l'ha piovuta, la pioggia di questa mattina ha rovinato il percorso, però era molto più selettivo rispetto alla settimana scorsa. Racconta un po' la gara. Ma la gara è partita, sono partito subito molto, molto, molto forte, poi ci sono stati dei tappi nei single track un po' più fangosi, poi ho recuperato e comunque sono contento per la mia prestazione. Dove ti vedremo prossimamente? Prossimamente ci sono l'ultima tappa di Cignone, quindi gioco in casa visto che abito lì vicino. Allora Marco Corsini, percorso infangato, abbastanza insidioso, com'è andata oggi? Ma è andata bene, non posso lamentarmi. Complimenti ai ragazzi della URCIS che organizzano questa gara perché il percorso secondo me è veramente bello. Logicamente oggi era un po' infangato, però comunque secondo me è uno dei percorsi più divertenti della provincia di Brescia. Prossima gara? La prossima sarà la Gimondi Bike di domenica, corro in casa visto che abito vicino a Iseo, sui percorsi di casa e niente, dopo ci sarà la gara di Cignone, sempre del circuito, e anche Torre Pallavicina che chiuderà questo bellissimo circuito. Allora Chiara Zucchelli, anche tu qui sul traguardo, com'è andata oggi? Bene, mi sono divertita, la gara era tecnica e bella. Come hai trovato il percorso? Tu hai tracciato il percorso o hai solo corso oggi? Allora io ho aiutato nel creare il percorso, ho aiutato nell'organizzazione e ho anche corso perché è giusto che si corra in casa. La prossima gara dove correrai? Settimana prossima ho la Gimondi. Giampaolo Fappani, oggi gara stupenda, ti ho visto nel gruppetto inseguitore, dovresti essere arrivato sesto assoluto, com'è andata? Sì, bella gara davvero, peccato un po' il terreno che è stato un po' falsato dalle condizioni di stanotte che ha avuto tanta acqua, però ho fatto sesto assoluto e ho vinto di categoria, era l'obiettivo che volevo, va bene così oggi. Com'è stata lì nel gruppetto? Ma sì, era un po' un problema stare in piedi perché sembrava semplice ma il percorso era molto scivoloso e ogni giro che passava diventava più scivoloso, non so perché ma si faticava a stare in piedi. Dopo sì, io alla mia categoria ero primo, non ho voluto rischiare più di troppo, ho visto che ormai si era messa bene così, non ho più rischiato gli ultimi due giri, sono stato dovero e è andata bene così la gara oggi. Quando vi ha abbandonato il primo? Pasquale è andato via subito.
è andato via subito dopo il lancio. Dopo il lancio, come ha preso un pezzetto di rettilineo di là, ha preso i suoi pezzetti, ma Fabio sapeva, ha fatto, io credo che anche i miei avversari più forti come Bongiorni così non hanno neanche seguito subito. Appena Facchetti ha provato stargli un po' assieme, ma poi è ritornato indietro perché era un altro passo. Fabio Pasquali, neanche il fango ti ferma, com'è andata oggi? Beh, è un percorso molto bello, abbastanza tecnico, e il fango l'ha reso un po' più impegnativo, quindi sono riuscito a fare un po' più di differenza rispetto all'anno scorso che era più asciutta questa corsa, siamo arrivati in 5. Comunque è organizzata bene, segnato bene, il tempo ci ha graziato e bene così. Giro di lancio, poi sei partito e li hai lasciati di tutti. Sì, io sono stato un po' a ruota nel giro di lancio, poi ho attaccato nel primo boschetto e sono riuscito a fare subito un po' di differenza. Poi, beh, testa bassa, sono andato tutto fino all'arrivo. La stagione anche per te sta finendo, cosa avrai in programma? Sì, adesso qualche corsa, finisco il circuito qui del Franciacorta, che ce ne sono due, poi magari qualcosa su strada e penso poi il parco del Morbasco il primo novembre, poi beh, non manca tanto, quindi siamo quasi alla fine. Alessio Bongiorni, oggi secondo assoluto dietro un Fabio Pasquali scatenato, non c'è stato niente da fare? Sì, Fabio è partito subito dopo il via e queste diciamo che sono le sue gare, lui su quei piattoni qua ha una marcia in più rispetto a tutti. Da parte mia ho cercato di difendermi e allungare l'ultimo giro. Nel gruppetto lì dietro come si sta? Il gruppetto lì dietro è sempre una battaglia, c'è chi tira, chi non tira e è sempre un terno al lotto. Allora per te cos'è la mountain bike, una passione? Ma sicuramente è solo passione e divertimento, diciamo che in settimana cerchiamo di allenarci un po' per essere un po' competitivi e a domenica siamo qua con tutto il gruppo. Siamo nel post gara di questa seconda edizione di Urcis Cross Country qui a Barco di Orzinuovi, oggi una domenica da incorniciare nonostante il numero sfortunato, il 17, tanta acqua questa notte, tanta acqua questa mattina, ma poi il sole, un fango veramente micidiale, quasi 300 concorrenti alla partenza, un successo andato oltre ogni previsione. Questa è, direi, quanto si può dire su questa importante gara del Franciacorta Olio Cup. Prossima edizione il prossimo anno, sicuramente il giro di parole è necessario. Abbiamo con noi Andrea Ferretti, siamo, direi, in questo bel, direi così, giro tondo, chiamiamolo così, con dell'ottima birra, sono tutti felici, il sole splende. Allora Andrea, un bilancio di verifica al termine di questa gara. Quasi 300 concorrenti iscritti, ne sono spariti un po' meno perché sicuramente hanno avuto paura dell'acqua e del fango, però alla fine quelli che erano assenti si sono persi un'occasione importante di sano sport, divertimento, stare assieme, condivisione e chi più ne ha più ne metta. Esatto, è fango, ce n'è stato parecchio, quindi abbiamo visto arrivare molta gente marrone, ma ho visto tutti contenti, nessuno che si è fatto male, soprattutto questo è l'importante, perché il percorso era un po' viscido ma molto scorrevole, quindi sono andati via tutti molto bene. Direi un peccato per chi non è venuto, grazie a tutti i concorrenti. E il sole adesso ci basta per le premiazioni finali, direi. Allora Andrea, un grazie anche alla magnifica comunità di Parco di Barco di Orzinuovi, perché c'è un altro barco a poca distanza, io mi confondo sempre con Cazzago di San Martino, dove abita anche il patron che con voi organizza ormai da 3 anni questa bellissima Franciacorta Olio Cup, cioè Mister Pasino Pigoli. Siamo alla conclusione, il prossimo appuntamento è in quel di Cignone il 1° di ottobre e poi l'ultima il 15 di ottobre a Torre Pallavicina. Felice, contento, perché è stato veramente un grande challenge. Esatto, molto contento, ringrazio tutti, ringrazio la comunità che ci ospita, perché veramente gli invadiamo il paese, siamo più ciclisti delle persone che abitano qua, quindi grazie a tutti, grazie a loro e a tutti i ciclisti, ci vediamo poi il 1° di ottobre là a Cignone. Bene, allora direi, come l'amico Andrea ha sottolineato, più ciclisti che parrocchiani. I parrocchiani comunque con Don Domenico hanno tra virgolette in parte seguito la messa, perché con un orecchio seguivano anche la gara, una gara importante che via via con la 6 ore sta prendendo sempre più piede. Da Barco di Orzinuovi è tutto, Silvio Mevio per MTV Channel e soprattutto Battista Meridio, ciao!
tuo impegno merita il meglio. Etic Sport, sempre un passo avanti.